sore elettrici di Mamma Style e benvenuti in un nuovo video. Con questo caldo afoso stare ai fornelli non è l'ideale, ecco perché oggi vogliamo farti preparare una deliziosa pasta fredda con degli ingredienti davvero speciali e semplicissima da preparare e sarà perfetta per un pranzo decisamente diverso dal solito ma dal sapore unico. Vediamo insieme i vari ingredienti e i vari passaggi. Per prima cosa cuocete la vostra pasta. Nel frattempo prendete i peperoni, lavateli e tagliateli a striscioline, eliminando ogni semino. Prendete adesso una pentola o una padella e versate all'interno dell'olio aromatizzato al basilico e lasciate rosolare uno spicchio d'aglio. Aggiungete i peperoni, regolate di sale e lasciateli cuocere fin quando non saranno morbidi. Basteranno una decina di minuti. Fate sempre una prova con la forchetta. In caso fossero ancora duri, proseguite per qualche minuto aggiungendo qualche mestolo di acqua di cottura. Ora dedicatevi ai pomodorini, lavateli e tagliateli a 4 parti. Quando la pasta sarà cotta, la scolate e la fate raffreddare da parte. Pronti anche i nostri peperoni e una volta che la pasta sarà fredda, in una ciotola capiente versate prima la pasta, poi i pomodorini, il tonno, i peperoni ed infine il formaggio tagliato a cubetti e mescolate tutto. In pochi minuti la vostra pasta fredda è pronta per essere gustata. Come sempre, se ti va, lascia un like e iscriviti al nostro canale.